Pietra d'inciampo dedicata a Jacopo Lombardini, questo è il progetto di cui vogliamo parlare oggi in Voce delle Chiese e che è un progetto portato avanti, come già vi anticipavo poco fa, dal Liceo Valdese di Torre Pellice, in particolare dalla classe quinta del Liceo Classico del Liceo Valdese, della sezione classica appunto del Liceo Valdese di Torre Pellice. Cercavo conferma negli occhi del mio intervistato, che è Giorgio Trombotto, che adesso mi spiegherai bene come è nata l'idea, come è nato il progetto. Intanto ciao e benvenuto, bentornato. Grazie su mille. Radio Bequit in Voce delle Chiese. Allora Giorgio, tu fai parte appunto del Liceo Valdese, hai seguito un po' l'iter per questa idea di realizzare una pietra d'inciampo dedicata appunto a Jacopo Lombardini. Immagino saprete tutti cosa sono le pietre d'inciampo, questi piccoli sanpietrini ricoperti da una lastra d'ottone che riportano i dati essenziali, diciamo, della vita, più che altro la nascita e il momento della cattura, della deportazione o della morte delle persone appunto catturate durante il periodo nazifascista, che vengono installate proprio all'interno dei camminamenti. A Torino ce ne sono parecchie, in Val Pellice sarebbe la prima, Giorgio, giusto? Assolutamente sì. E questo progetto è iniziato l'anno scorso, quando abbiamo iniziato a studiare Jacopo Lombardini come figura di partigiano resistente. E allora abbiamo pensato che sarebbe stato onorevole nei suoi confronti appunto dedicargli una pietra d'inciampo alla memoria. E allora abbiamo iniziato a seguire un l'iter per intanto commissionare una di queste pietre d'inciampo in Germania. Certo, già perché bisogna la realizzazione. Un artista tedesco che fa queste fusioni alcune volte l'anno, quindi certo, bisogna prenotarsi per tempo appunto. E appunto con una serie di... ci siamo divisi i compiti, direi vero, tutta quanta la classe quinta del liceo, che poi siamo sei persone. E siamo arrivati adesso a questo progetto del 21 aprile di... Esatto. Posa della pietra d'inciampo. La data ufficiale, insomma, prevista, sì, per la posa della pietra d'inciampo, come appunto anticipava Giorgio, sarà il 21 aprile. Beh, data non a caso, inserita anche nell'ambito dei progetti legati al 25 aprile, quindi ha comunque un suo senso, anche se non è la giornata della memoria che si celebra a gennaio, ma comunque ha un suo senso, diciamo, nel tema, ecco, del periodo. Avete aperto una raccolta fondi, Giorgio, a cui è possibile aderire per finanziare questo progetto, che ha comunque dei costi, immagino. Sì, assolutamente. Ci sono stati ovviamente dei costi che penso siano stati a carico del liceo, e quindi insomma vi chiediamo una donazione anche minima per supportare questo progetto. Bene, sì. Allora si può supportare il progetto attraverso questa raccolta fondi che si trova sulla piattaforma retedeldono.it. È una piattaforma piuttosto conosciuta, si usa sovente, insomma, per fare delle raccolte appunto online. Ognuno può donare quanto preferisce, quanto vuole, e si va a sommare appunto la donazione di uno o dell'altra, si va a sommare fino a raggiungere un obiettivo che è stato posto e che è stato immaginato appunto dagli organizzatori, in questo caso di questo progetto. Giorgio, cosa ci puoi raccontare però sulle scoperte che avete fatto anche voi come classe, come percorso di studi, sulla figura appunto di Jacopo Lombardini? Perché ne avete scoperte tante di sue sfaccettature in questi anni. Avete fatto anche avete realizzato anche un cortometraggio a lui dedicato, quindi insomma l'avete davvero analizzato nel dettaglio, immagino. Sì, poi io appunto ho seguito anche questo progetto del docufilm dedicato a Jacopo Lombardini, e compaio in alcune come alcuni personaggi secondari, per esempio partigiano eccetera. Ma sicuramente di Jacopo Lombardini abbiamo scoperto forse quello che è l'aspetto più importante della sua persona, che è poi l'essere un partigiano ma non violento, quindi una persona che usa la voce per resistere al nazifascismo. E quindi forse appunto questa grandezza spirituale di quest'uomo è l'aspetto più affascinante per noi giovani. Bene, e quindi insomma è stato un viaggio di scoperta, non solo storico ma anche appunto emozionale, potremmo dire, in qualche modo. Sì, specialmente nel docufilm è stato davvero forte a livello emotivo, proprio immedesimarsi in piccoli quadretti, perché poi non si potevano avere grandi set di Cinecittà o di Hollywood, però comunque
che solo riprendere delle scene in delle baite di Bobbio, di Villar Pellice, dove peraltro lui è stato, insomma, comunque sì, non ha credo avuto che modo... siano state proprio insomma viste da lui, però comunque sia che ricalcano quell'atmosfera, diciamo, è stato sicuramente interessante. Bene, allora noi ricordiamo questa possibilità in vista del 21 aprile, in vista di questa posa della prima pietra d'inciampo a Torre Pellice. Avete già deciso dove, peraltro? Sapete già il luogo? Sì, da, nel, proprio nella via del... Di solito si piazzano di fronte all'ultima residenza della persona a cui è dedicata, in questo caso il convitto valdese, quindi verrà posto, in via Bequit. Sì. Via Bequit. In via Bequit a Torre Pellice c'è la posa appunto di questa prima pietra d'inciampo, la prima della Val Pellice, dedicata a Jacopo Lombardini. Se volete partecipare, www.retedeldono.it, potete fare la vostra offerta. Grazie a Giorgio Trombotto, classe quinta del liceo valdese di Torre Pellice, buona continuazione del lavoro che state portando avanti. Grazie mille.